Allora, buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla da Radio Londra, no scherzo, ovviamente vi parlo della Tanzania, però ho fatto un po' questa battuta, no? Naturalmente saluto tutti. Ho fatto questa battuta perché oggi, non oggi, però insomma ieri mi sembra, sì, ieri stavo inviando delle comunicazioni ai nominativi che ho su Telegram, e ovviamente relativi, principalmente relativi all'offerta promozionale di Ovesta e alla mia. Ora, queste persone, faccio breve, queste persone che sono in contatto con me, sono persone che mi hanno tutte contattato, cioè in una maniera diretta, in una maniera indiretta mi hanno contattato. E quindi si presume in questo caso che se uno non si è interessato alle mie comunicazioni, cosa legittima, o mi cancella o mi blocca. Cioè, non vedo perché uno deve fare una segnalazione sostanzialmente, è come se un amico di Facebook o una persona che mi segue a un certo punto mi segnala una promozione o un articolo che posto semplicemente perché lo disturba. Vabbè, qualcuno mi ha segnalato a Telegram e Telegram, io non lo sapevo nemmeno, mi ha messo delle limitazioni su quello che posso fare. Ora, la mia considerazione è questa: io non sapevo nemmeno che esistesse questa cosa qui della Telegram, ma io percepisco una situazione per cui, secondo me, tra poco, pochissimo, stringeranno anche la censura, anche le maglie della censura un po' in tutto. Pensate che, parlando di YouTube, YouTube mi ha dato uno strike. Non per i video miei, ma per video che ho caricato, un video che ho caricato 2 anni fa, e mi è successa la stessa cosa l'altro anno, su Jordan Maxwell, mi sembra, che è presente almeno su altri 10-15 siti, canali, scusate. Quindi cose che io veramente, in inglese fra l'altro, cioè non mi bloccano i miei, dove dico delle cose in italiano, mi vanno a bloccare un video ormai antico, perché sono video questi che sono stati fatti magari 20-30 anni fa. Jordan Maxwell è morto circa 6 anni fa. E con che sé, con che logica uno può fare una cosa così? Sinceramente, difficile da capire. Quindi, se la mia sensazione è giusta, probabilmente tra poco io non potrò più nemmeno fare i miei interventi come sto facendo adesso su Telegram. Ricordo che Telegram è stato fondato da un russo che per motivi poi logistici, oltre che finanziari, si è spostato recentemente nel 2017 a Dubai, dove ormai sta facendo la bella vita perché è diventato miliardario, no? Un ragazzo sicuramente di una certa capacità. Ora, perché vi ho detto queste cose qui? Vi ho detto queste cose qui perché, insomma, quello che noi dovremmo affrontare nel prossimo periodo sarà proprio questo, sarà un po' la limitazione in tutto, nel viaggiare, nel fare business, nell'accesso a internet, nel fare insomma le cose principali che dobbiamo fare. Ora, Renata nel fuori onda mi ha fatto una domanda, no? E lei non è particolarmente interessata ad andare in Tunisia perché la Tunisia dice nella sua Costituzione ha una situazione particolare essendo un paese musulmano, eccetera, eccetera. Allora, io vi dico le cose come le ho studiate, come le ho capite, come le ho approfondite. In parte possono anche capire leggendo la trilogia. Per quello che riguarda l'estremismo musulmano, vi faccio questa considerazione. Sotto giuramento, la Clinton, circa 10-12 anni fa, intervistata riguardo alla creazione di Al-Qaeda, dovette ammettere, se non mi sbaglio, 2 volte in 2 sessioni diverse, che Al-Qaeda era stata interamente finanziata dalla Scia. Ora, io non lo so se lei era sotto l'effetto di una droga o è anche lei è sotto l'MK Ultra,
una cosa, magari pochi la conoscono, però sono questi sistemi di manipolazione mentale, no? Che usano qualche volta in America. Io non lo so, però l'ha fatto 2 volte. Non l'ha detto una volta. Io l'ho vista l'intervista, mi sembrava lucidissima. Quindi la gran parte di quello che noi abbiamo visto sui media è stato soltanto prodotto da aziende specializzate in questo, e io ve lo dico come pubblicitario, hanno fatto per certi aspetti un ottimo lavoro. La Ernst & Young, le più grandi compagnie di pubblicità americane che io conosco perché è il mio lavoro, questo qui, le ho studiate tutte quando l'ho dovuto studiare, approfondite. Sono tutte collegate con i servizi, perché sono al servizio dei servizi. Quindi quando c'hanno da creare un evento, una situazione particolare, siccome anche quello è uno stage da fare, c'è da scrivere uno script, c'è da creare il mostro in prima pagina, che cosa fanno? La CIA non sa fare, chiama o Hollywood o chiama un'agenzia pubblicitaria. Ora, capisco che queste cose che vi dico vi sembrano paradossali, ma purtroppo è così che funziona. Quindi per darti la risposta, Renata, non dobbiamo, noi abbiamo capito, no, come funzionano i media. I media non sono lì per informarci, i media sono lì per intrattenerci e per farci eventualmente lavaggio del cervello, facendoci vedere i pullman in Palestina che saltano in aria. E allora naturalmente il palestinese, no? Che si fa saltare in aria. Allora, guardate che dico, sono tutte palle. Se salta qualcosa in aria è perché il Mossad ce lo mette e lo fa saltare per aria. E guardate che le cose che vi dico sono abbastanza gravi, eh. Non ve le dice tutti, non ve le dicono tutti. Quindi stiamo attenti a prendere per buono tutto quello che ci dice la televisione. Se la televisione se vediamo che ci pompa tanto un argomento, state certi che è tutta una cosa prefabbricata. La verità è esattamente dalla parte opposta, quello che sta succedendo adesso con l'Ucraina, per fare un esempio. O quella che succedeva prima, vi posso dire, con i comunisti tutti da una parte, i fascisti tutti dall'altra. Sono bravissimi loro a creare questo dualismo che per poi farlo scontrare insieme. Allora, poi un'altra cosa. Vediamo la realtà. Noi viviamo, io vivo in una zona, come vi ho appena detto, ad altissima densità musulmana. Zanzibar, chiedetela a Franco, nel 95% sono tutti musulmani. Allora intendiamoci, non è che loro siano perfetti, hanno i loro difetti, mamma mia, non me lo dite, come tutti noi, né più né meno. Poi sapete, Zanzibar è anche un'isola, sapete, ho messo gli isolani, no? Non so se sapete il profilo degli isolani, sono sempre un po' ritardati, in tutto rispetto, per tutti gli isolani, un po' legati all'isola, che non vogliono uscire dall'isola, non vogliono fare esperienza all'estero, e quindi l'isola è il loro mondo. Benissimo. Accettabile una cosa così, però naturalmente si portano dietro tutti i limiti che questo comporta. Però non mi venite a dire che sono persone violente, malvagie, oppure che fanno casino, che vi danno noia, che si ubriacano. In linea di massima nessuno beve, bevono, ma bevono nei circoli privati perché non si devono far vedere. Che bevono, bevono, però bevono ma non si fanno vedere, e quindi poi non rompono i coglioni, scusate la franchezza. Quindi veramente, Renata e chi ci ascolta, poi so che alcuni sentiranno, no, poi la registrata. Ho avuto anche io delle altre persone che mi hanno sollevato, un'altra cliente, mi ha sollevato la stessa questione. State assolutamente certi che se doveste subire per caso un piccolo furto o una piccola cosa, o comunque possa capitare a chiunque, non è stato certamente un musulmano a farlo. Quindi io vi dico quello che vedo e vi dico le cose in base a quello che ho studiato e letto e alla percezione che ho. Quindi volete fare una scelta, come dire, tra le tante valutazioni che fate, ci mettete anche quella lì? Benissimo, ma state presenti, tenete presente
E la cosa più, arrivo al punto, la cosa più importante quando si va all'estero, la più importante di tutti, è non rifinire in un posto che non è sicuro. Ve lo dico per esperienza. La prima cosa è che il posto sia tranquillo, non ci siano problemi, non ci siano sti continui furti e tutte queste situazioni. In una comunità musulmana queste cose non esistono, ne esisteranno altre che non ci piacciono, però sono sicuramente, statisticamente parlando, i posti più sicuri al mondo dove vivere. A me poi di quello che fa il marito o i mariti all'interno del proprio nucleo familiare, alla moglie, se la violenta, se non la violenta, la violenta naturalmente non lo posso approvare, no? Per qualsiasi atto violento io non l'approvo a prescindere, però allo stesso ragionamento non voglio che nessuno mi venga a rompere coglione a me per quello che faccio io in casa mia. Quindi se vale per me deve valere anche per loro. Quindi tutti questi giudizi che si danno sulle donne, l'emancipazione eccetera, lasciamoli perdere, perché sono altre grandi manipolazioni. Loro hanno la loro cultura, hanno il loro Islam, hanno il loro Allah, fate fare e vivere la vita che vogliono. Non sono né peggio né meglio di noi. Hai sentito Renà? Hai sentito tutto quello che ha detto? Sì, Renata? Ho sentito tutto. E ci rifletterò. Ok. Bene, se poi ha delle domande, io sono qua. Te lo dico, e lo dico anche per magari qualcun altro, anche contro il mio interesse. Se uno non è pronto e convinto e vuole stare vicino all'Italia, la Tunisia è probabilmente il paese migliore dove andare. Perché sei in Africa, sei vicino all'Italia e quindi soddisfi già le due esigenze principali. Di essere vicino all'Italia, perché molti devono essere vicini all'Italia, per tutta una serie di ragioni, ma allo stesso tempo sei già in Africa. E quindi in qualsiasi momento dalla Tunisia non ti può fermare nessuno, perché nessuno ha la giurisprudenza su di te, su di voi. Ricordatevi bene questo che vi sto dicendo adesso. Se siete in un paese straniero che non è occidentale, diciamo fuori dall'Europa, fate quel cazzo che volete e nessuno vi può rompere le palle. Non è una cosa da poco. Voi e i vostri capitali. E venite in Tanzania. Scusate, c'è un po' di calo di voce. Allora, stasera siamo 4 e 5. C'è nessuno che ha domande? Anche in base a quello che ho detto, domande, considerazioni generali di cose che stanno succedendo in questo momento. Sapete, si parla sempre a 360 gradi, Ecco, una cosa che posso dirvi del mondo musulmano che mi dà, che non che mi dà fastidio, ma che mi ha deluso un po', è che io pensavo, siccome la menzogna è considerata un peccato nel mondo musulmano, non è una cosa gradita dal Corano. Fra l'altro non sarebbe neanche gradita dalla religione cattolica, perché Gesù ha detto io sono la verità, seguitemi, io sono la verità assoluta, come ha detto a un certo punto. Perché la verità è effettivamente, secondo me, il messaggio più importante, se proprio si vuole andare a vedere, della parola di Gesù, sempre sia esistito o non si sa. Tutto il resto sono quasi cose accessorie. Due cose importanti: la verità è quando ha buttato all'aria il tempio dei banchieri, perché chiedevano l'usura, vi ricordate quella situazione? Le due cose importanti, più importanti, sono queste qui, perché da queste poi scendono tutte le varie libertà, tutti i vari diritti e doveri. Ecco, ho trovato nella comunità musulmana molte più bugie e più ipocrisia di quello che mi potessi aspettare, ma probabilmente è dovuto anche al fatto che si parla di isolani, quindi sono molto chiusi mentalmente. Quindi noi siamo comunque, anche se non ci danno noia a nessuno, siamo comunque degli infedeli, e quindi loro, per interessi loro, a un certo punto ci possono anche mentire. Se va
a loro favore, perché tanto noi siamo degli infedeli, con loro ragionano un po' così. Di questo sono certo e me ne sono accorto, e questa cosa non mi piace, perché a me mi porta, non voglio usare parole che poi magari possono essere irriguardose, però io ho rispetto di loro e loro devono avere rispetto di me, soprattutto nel business. Siccome loro sono poco professionali, poco preparati in tutto, in particolare nel business, succede che oggi ci dicono una cosa e poi magari il giorno dopo ce ne dicono un'altra, e a me questo mi fa incavolare. Però questo non mi è mai successo a New York, non mi è mai successo in Italia, è successo centinaia di volte. Non occorre andare a scomodare la comunità musulmana per queste cose che succedono a tutte le parti. Domande? Allora, ho parlato di cambio di idea dall'oggi al domani. Allora, portiamo come esempio l'episodio, senza fare nomi, l'episodio che è successo 3 giorni fa. Da tempo stavo cercando di chiudere una trattativa per l'acquisto di un terreno che aveva già passato la verifica. Tenete presente, un terreno che passa la verifica a me mi è già costato, solo di avvocato, una bella cifra, senza considerare il mio tempo. Franco lo sa, no, avanti e indietro, vedete, questi sono sempre soldi, che saranno centinaia di migliaia di euro, però sono sempre soldi. Va bene? Questo terreno a un certo punto era tutto pronto, questo cliente ha voluto fare un'ulteriore verifica, cioè pronto nel senso che anche il venditore era d'accordo sull'accordo, no? Cioè aveva accordato come al solito 50% di depositi, io chiedo il preliminare di acquisto sempre, e il 50% quando otteniamo il title deed. Credo che sia un accordo equo. Quindi ha deciso di fare un'ulteriore verifica, abbiamo traccheggiato, abbiamo perso il momento, quello che dicevo prima, e hanno cambiato idea, hanno venduto il terreno ad un altro cliente. Questa cosa qui a me, oltre il fatto di costarmi dei soldi, che questi non li recupero più, sono soldi perduti, mi ha fatto arrabbiare, perché questa persona qui, che io ho già perdonato, dobbiamo essere chiari, ha fatto una cosa senza dirmelo. Perché se uno me lo dice, guarda Massimo, ho intenzione di fare una cosa così e così e così, dico vai. Tranquillo, se hai bisogno di aiuto me lo dici, se vuoi ci parli anch'io, però non posso ammettere che uno faccia un'operazione così, prima di tutto senza dirmelo, seconda cosa andando a chiedere un parere a un tanzaniano, perché abbiate pazienza, può essere anche il Presidente della Repubblica, io non posso mettermi a livello di un tanzaniano, con tutto rispetto, e il cliente non deve ragionare in questi termini, perché purtroppo loro, ricordatevi quello che vi dico, sono gentili, non vi fa male nessuno, non vi tocca nessuno, in un certo senso hanno rispetto, sono anche più educati di noi in certe cose, però loro fanno i loro interessi, e loro fanno gruppo tra loro, non sono mica come noi cani sciolti, noi andiamo in giro per il mondo e anziché fare gruppo come fanno tutte le etnie del mondo, noi ci freghiamo gli uni gli altri. È inutile che vi dica che è una cosa che detesto. Ora sto lavorando su un altro progetto, ve l'ho accennato forse la volta scorsa, e tra i documenti necessari per mettere insieme tutta la documentazione, che si chiama due diligence, vuol dire diligenza dovuta, corretto, vuol dire accertamento che le aziende, cioè chi compra e chi vende, abbiano un'etica, una morale. Ora, no, a settembre magari no, però da ottobre ci devo pensare come farlo. Farò un documento legato proprio ai principi etici con i quali che una persona deve seguire quando viene in Tanzania con me o a Zanzibar. Se va con un altro faccia quello che vuole. Se deve essere mio cliente, vuole essere seguito da me,
almeno nella fase in cui arriva e poi li trova un alloggio, perché è questo il discorso, no? Arriva, viene, nel momento in cui ha un alloggio da, diciamo, contratto, che è un contratto sulla parola perché non c'è niente scritto, diciamo, lo seguo io, è sotto la mia responsabilità, anche per una ragione molto semplice, perché la residenza la ottiene grazie alla mia sponsorizzazione. Sempre, senza mia sponsorizzazione non otterrebbe assolutamente nulla. Quindi io per quel periodo lì sono responsabile di tutto quello che fa. Nel momento in cui trova un alloggio per conto suo, il contratto finisce, lui o lei va per conto proprio e qualsiasi impegno di tipo etico svanisce. Ma finché sono, siete sotto la mia responsabilità, dovete seguire una certa etica. Prima di tutto la correttezza, la lealtà e la cooperazione tra coloro che fanno parte del gruppo. Io richiederò queste tre o quattro cose. Coloro che non seguono questa cosa qui, a un certo punto non li seguirò più. Perché io non ho voglia assolutamente di avere a che fare con dei lavativi. E ho altre due o tre persone che mi sono venute a trovare che sono un bilico, Io non ho nessun tipo di problema, nessun tipo di problema a dirvi: guarda, non ti posso perseguire, vai per conto suo, tuo. Certo, lo faccio soltanto in casi estremi, perché sono una persona molto responsabile. Però voglio lealtà e voglio correttezza. Se vedo che c'è quell'atteggiamento tipico furbino dell'italiano o dell'italiana, mi dispiace, io non vi posso assistere. C'è nessuno che ha domande? Anche di altro, chiudiamo con questa cosa, però è importante precisarla, Spero che molti l'ascoltino, perché almeno così si chiariscono un po' le idee. Avete nessuna domanda? Io stasera dovrei leggere anche qualcosa molto importante che si intitola Paradiso Perduto: in che modo la criptovaluta Bitcoin non è riuscita a mantenere le sue premesse e cosa fare al riguardo. È un intervento di Fabio Panetta, che in parte ho anche messo sul canale, c'è il link, credo, sì, che è stato anche nel comitato della Banca d'Italia, addirittura mi sembra ministro dell'economia in un governo, che ha fatto un intervento alla 22esima conferenza annuale della BIS. C'è qualcuno che si ricorda che cos'è la BIS? Duilio, te so che lo sai, Te so che lo sai, quindi te non devi rispondere. C'è qualcuno che si ricorda che cos'è la BIS? Cosa vuol dire BIS? Duilio, lo vuoi dire te? Duilio? Non ti sento, non ti sentiamo. Duilio, dai. Sì, mi senti? Dai, dai. È la Banca dei Regolamenti Internazionali, o BRI, o in inglese la Bank of Settlement International. International Settlement, bravissimo, bravo. Ti ricordi dove ha la sede? Basilea 2, Basilea 3, quando si va in banca, che cambia i regolamenti, ogni banca ha questo nomino in Basilea. Ah, anche il mio paese hanno tolto la Cariplo, la intesa, lo sportello esterno, che, come dicevi, il Bancomat. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo, ora così dico anche quella notizia lì. Ti ricordi da che è stata costituita? Dei gesuiti, insomma, no? Nel 1933, quei soldi che hanno portato via dall'America con la grande depressione del 29, hanno riportato i soldi che avevano portato prima dall'Italia, da Mussolini. Bravo. Vedete che vuol dire aver letto la trilogia? Vuol dire aver immagazzinato tutte quelle informazioni che ci aprono proprio la mente, no? Perché se no si dà un colpo che è un colpo là, si leggono delle cose ma non si riescono a collegare tutte insieme. Duilio è uno di quelli che, insomma, mi segue di più, mi fa piacere, spesso e volentieri, come 2 giorni fa mi ha mandato
insomma, una notizia che io ho approfondita, è una notizia molto importante, no? In un certo senso, Duilio, perché in quel documento lì che mi hai mandato, c'ho un puntatore che non mi funziona più, è un disastro lavorare così. Allora, ieri mi ha mandato un libro che ho scaricato, no, di quel signore lì, e nei documenti di quel libro me lo sono letto al volo, no, tutto, perché io faccio, diciamo, lettura veloce, ho trovato un documento molto importante. Nella trilogia, due parole, non voglio prendere troppo tempo, nella trilogia si parla di consigli supremi, e consigli supremi sono stati fondati da Albert Pike e Mazzini, Giuseppe Mazzini, intorno al 1850-1860 a Charleston, in North Carolina. E c'è la diatriba se sono ancora veri o non veri, perché è chiaro che se sono ancora veri, sono ancora dei centri di potere molto importanti, di cui infatti non parla nessuno, perché ti dicono le logge, ti dicono i Bilderberg, vi dicono tutte queste cose, tutte palle, non contano nulla, perché se fossero importanti non ve lo pronuncierebbero nemmeno dalla televisione, è chiaro, ma neanche sui canali alternativi, è soltanto intrattenimento. Ecco, cosa importante che ho trovato, la conferma la trovate anche su Wikipedia, che anche in Wikipedia sono presenti i consigli supremi, ho spiegato tutto, eccetera. L'ho trovato in questo libro, quando questo documento, appunto, del Consiglio Supremo del 33° grado del rito antico accettato scozzese del 27 luglio del 2020, conferma che sono ancora esistenti. Vedete com'è importante la ricerca? Collegare tutte le cose. Allora, questo documento qui facciamo così. Questo documento qui si mette lì adesso. E questo qui del Bitcoin, che è un pochino più, molto importante, che però è più inerente a un discorso, diciamo così, finanziario e della moneta, lo leggiamo sabato. Abbiamo già fatto una mezz'oretta, anche perché poi c'è da dirvi tante altre cose sulle monete digitali, che in parte abbiamo già trattato, e che tratteremo, appunto. Lo mettiamo qui, lo chiudiamo. Parlavo prima con Franco. Domani devo incontrare una signora che lavora al negozio della Apple, devo cambiare il mouse, sapete il mouse, no? Sapete cos'è il mouse? Questo qui non funziona più, e un mouse costa 120 euro, circa 120-115 euro, e quindi domani dobbiamo fare il sacrificio, lavoreremo un po' di più per recuperare questi soldi, purtroppo. La Apple è fatta un po' così, ma è l'azienda, lo sapete, una delle aziende che ha più utili al mondo, quindi completamente rincoglioniti ancora non sono, e per certi aspetti sono l'azienda che io ho sempre seguito, io sono nato con Macintosh, quando c'era Macintosh i computer stampanti, insomma, erano tutti Macintosh, chi lavora nella pubblicità lavorava su questi prodotti qua, e quindi sono sempre rimasto fedele alla Apple, anche se purtroppo anche la Apple fa parte di quel gruppo lì. Allora, avete per caso altre domande? Quella notizia di cui mi parlava, eccola qui, l'ho caricata qua, vediamo se riesco a riprenderla. Era dal 28 di agosto, tutti i bancomat dell'Unicredito saranno chiusi. Vediamo un po' se la trovo. Eccola qua. Notizia da verificare: Banca Intesa chiuderà tutti i bancomat a partire dal 23 di agosto. Una notizia ulteriore che ho postato: uno dei più grossi esperti di finanza in America, si chiama Robert Kiyosaki, lui è giapponese naturalmente di origine, scritto tanti libri, un paio li ho letti anch'io. È stato quello che ha scritto Rich Dad Poor Dad, un libro famosissimo, e poi che ha predetto la crisi del 2008. Predetto mi fa ridere, perché sì, in effetti ha scritto qualcosa a proposito,
però siccome lui è sicuramente all'interno, no, di questi gruppi qui, sapeva benissimo quello che succedeva, no? Quello che poi sarebbe successo. E comunque lui dice che nei prossimi 18 mesi, notizia di oggi, nei prossimi 18 mesi non bisogna assolutamente investire in niente, a meno che non sia oro, lui dice chiaro, investe in oro. E poi dice che le banche bloccheranno i nostri fondi, arriveranno a un certo punto in cui saranno costrette, perché non possono chiudere, saranno costrette a bloccare i nostri fondi, non potremo almeno per un certo periodo più utilizzarli. E qui ci andiamo di sicuro, in quella direzione lì, ormai sono diversi mesi che io vedo anche questa cosa qua arrivare, naturalmente mi preoccupa molto, perché significa che molte persone che hanno magari anche già un progetto di venire qua, una cosa e quell'altra, a meno che non abbiano un investimento molto robusto fatto in Ovesta, non potranno venire. Questa è la grande libertà che Ovesta dà, no? Che ti dà la possibilità in qualsiasi momento di prendere la valigia e andare dove vuoi nel mondo, cosa che non puoi fare se i tuoi risparmi ce l'hai tutti in Italia. Domande? Paura, qualche altra puntata. Scusa, Duilio? Duilio, non ho sentito. E mi sa che non mi va più il microfono al telefonino. Dimmi, ora ti sento. C'è nessuno che ha domande? Scusa, vai avanti tu, poi dico io. Volevo chiedere se la Banca Intesa chiude tutti i bancomat in Italia o in tutta Europa? No, questo non lo dice, non lo dice, immagino tutta Europa. Certo, non vedo perché li dirà chiude solo in Italia. È una scelta della banca, è una banca italiana e immagino che la chiuderà in tutta Europa, perché c'è anche dei bancomat fuori dall'Italia, Banca Intesa, dove ce li ha? Ma qui in Albania Banca Intesa è molto presente, a parte che l'Albania non è nell'Unione Europea. Sì, no, non lo sapevo che fosse presente in Albania. Beh, basta che tu vada in banca e tu lo chieda. Ok, no? Grazie. Oppure aspetti il 23, oggi è il 9, aspetti il 23. Se c'è soldi, magari in banca ce li hai lì, da un po' attenta, no? Questo sì. Sì, comunque, posso parlare? Prego. Max, da noi l'intesa è già da tempo che chiude, sta chiudendo i bancomat, eh? Non è solo da adesso che l'ha annunciato, ma ha iniziato molto prima dalle mie parti. Sì, certo, sì, lo sappiamo, però ha iniziato ancora prima della pandemia. Sì, ma la notizia è che li chiuderà tutti entro il 23. Sì, ma da quello che dicono non solo Intesa. Certamente. Sappiamo già di che morte morire. Dicono che l'unico bancomat che potrai utilizzare è quello all'interno della banca. Ah, è possibile, certo, sì. Sì, quindi cioè, per chi vive nei paesi o comunque diventa difficoltoso, hai capito? Perché poi hanno i loro orari di apertura e quindi... Ma lo fanno apposta, no? Esatto. Così uno è costretto a andare sulla moneta digitale, no? Infatti, ok. Ma posso parlare? Prego. Penso che comunque il fattore di chiudere gli sportelli del bancomat sia per incentivare l'utilizzo quindi della carta di credito, che è totalmente tracciabile, tutto qua. Ma Franco, se posso soprattutto eliminare il contante. Cioè l'obiettivo non è, come in questa fase qui è quello di eliminare il contante, ok?
ovviamente. Sì, eliminare il contante, ma poi anche, cioè, poter comunque tracciare qualsiasi cosa tu faccia con il tuo denaro e non ti resta altro che usare la carta di credito perché se il bancomat non va. Sì, esatto, però userà e continuerà a usare la carta di credito e poi il digitale, certo, sì. Cioè, loro vogliono eliminare il contante, mi sembra evidente, no? Cioè, l'operazione più importante che stanno facendo, l'obiettivo non è quello di eliminare le carte di credito, l'obiettivo è quello di eliminare il contante, proprio Sì, come però soldi. certo, elimini parecchio il contante così, nulla ti vieta di andare allo sportello, che ne so, una volta al mese e ti fai dare in contanti dallo sportello dentro la banca. Quindi Sì, ho capito, forse ma quello mi sarà il diceva Carla, passaggio nei paesi, successivo, ma. sì, ho capito, ma nei paesi un po' isolati, dove già devi magari fare 4-5 km per trovare un ATM, o scusate, un bancomat, e dopo devi fare 20, cioè, una volta al mese ritira 20 e poi quando puoi ritirare, magari ti mettono un limite che puoi ritirare 1.000 euro massimo, se non 500, credo che il limite sia 500, no? A volta e te ci devi andare 4 volte se vuoi campare, capito? A questo punto uno è messo in una condizione tale di tale difficoltà che quando gli annunceranno che può utilizzare l'euro digitale sarà tutto contento, no? Lo Non fanno ha altra apposta. scelta. È una scelta obbligata, però per lui sarà un sollievo perché dice: porca puttana, finalmente adesso non devo più andare in banca 4-5 volte al mese. E sono furbi, sono anche stronzi, però diciamo così che. Sì, è vero, ma comunque guarda che ci sta, lo stiamo già usando l'euro digitale con i bancomat e le carte di credito, perché comunque è euro digitale quello. Ci hanno insegnato così e poi ci toglieranno anche quello. Perché poi comunque ci Beh, toglieranno anche le carte. tutta la moneta, se consideri che la moneta in carta e la moneta in monetine dicono che sia il 3% di tutto il volume delle monete che girano, tutto quello che passa attraverso la carta di credito è già tutto digitale, Eh sì, infatti ci hanno preparato così, abituandoci a usare il bancomat piuttosto che la carta. Adesso poi fra un po' elimineranno anche la carta e quindi dovremo fare soltanto con quel QR code o comunque con. ma perché, Carla, perché che tra pochi mesi, poche settimane vieni qui? Ma cosa te ne frega? No, no, ma Tutto era solo per parlare, era più. i bigliettoni che conosci bene ormai da 10.000, no, di 10.000 scellini tanzaniani rimarranno ancora in corso per probabilmente 10-15 anni. Hai voglia te di spenderlo? Sì, hanno tentato, ma non le voglio, nessuno ha seguito la cosa e quindi devono toglierlo. Sì, Chi? infatti è uno degli ottimi motivi per andare in Africa. Esatto. Vita, vita, non vedo come cosa possa cambiare, intendiamoci, può succedere di tutto però. Mi dispiace ovviamente per chi rimane in una situazione di grande difficoltà, però bisognerebbe essere, io ci pensavo anche oggi, a questa, bisognerebbe essere un po' più attivi, un po' più svegli, tante persone dormono proprio, non ne frega niente, assolutamente nulla. Ora poi che possono ritornare al mare, sono tutti gli stravaccati, spendono un sacco di soldi, mi dicono che i prezzi sono aumentati tantissimo nei posti balneari, la gente va a spendere, cioè è una cosa un po' così via. Direi quasi un film comico per certi aspetti, più drammatico per me che comico comunque. Altre domande? Aspetta che saluto Michele. Michele, buonasera, come stai? Ciao. Ciao Massimo, tutto bene, grazie. Tutto a posto? Sì, tu come stai? Tutto Bene, benissimo, grazie. Com'è andato con Walter? Tutto bene? bene, sì, sono Benissimo. felicemente, Congratulazioni. sono passato alla classe successiva. Bene, bene. Sei stato promosso. Sì, esatto. Benissimo. Si parla naturalmente un po' così in generale. Hai per caso domande da farmi? No, guarda, ero curioso di sentire qual era la discussione.
però non ho avuto modo di unirmi a questo incontro prima. Ho detto, cioè, bene, sentiamo che cosa stanno dicendo. È un periodo un po' particolare. Vedremo cosa succederà a ottobre quando l'Unione Europea vuole formalizzare l'euro digitale. E allora lì ci saranno un po' di movimenti. Quindi tutto quello che stai facendo per che le persone siano pronte quando ci sarà questo cambio di passo nella finanza mondiale, ecco tutto quello che si fa di alternativo con investimenti in metalli preziosi o qualunque altra cosa che non sia mantenere solo i soldi in banca, penso che sia un'azione utile per la società. Bene, Michele, mi fa piacere che tu dica ciò che hai detto. E sai, quando sei intervenuto te, stavo appunto dicendo che un pochino di, diciamo, anche di preoccupazione, proprio di scoramento viene perché ora sai, è anche estate, vanno tutti al mare, no? Capisco, è un momento così di completo relax. Però bisognerebbe essere un pochino in generale, sai, un pochettino più vigili su certe cose, nonostante i molti interventi che io faccio, che le cose che dico, eccetera, come vedi anche stasera siamo in sei. Mi ricordo c'era, quando sono partito su Telegram, sono partito con Flavio, no? Che saluto se magari mi sente, credo sia andato in Paraguay lui. E mi invitò a partecipare alla Rana Libera, si chiamava, no? Quel canale lì. E a quel canale lì, associato a quel canale lì, c'era anche un famoso canale che si chiamava Fuga dalle Banche. E io, beh, ero incuriosito da questa fuga dalle banche, dice uno fugge dalle banche, ho pensato io alla logica, no? Per comprare oro. Scappi da una banca per comprare cose. Ebbene, poi ho scoperto che era praticamente un canale gestito da persone che vendevano Bitcoin. Quindi praticamente uno, viene da ridere, scusate, uno scappava dalla banca per comprare Bitcoin. Era proprio un momento in cui Bitcoin era al massimo. Sono convinto che tantissime persone l'hanno comprato al massimo e poi naturalmente hanno perso il 50% perché ha perso più del 50%. E sabato vi leggerò questo intervento molto interessante su Bitcoin di Panetta che spiega, tra virgolette, possiamo dire in questo momento, lo dico sempre con rispetto perché la truffa dietro al Bitcoin, di cui io ho parlato 2 o 3 anni fa, nei primi interventi che ho iniziato a fare sulla finanza e con Ubaldo Croce, che sono ancora caricati sul mio canale Massimo Michele Guerrieri di YouTube, sono i primi 6, il piano B viene via con me, e chiacchierato con amici, che sono 3 video che poi ho fatto successivamente. E questo sono intuizioni, cose che te intuisci a fronte della trilogia, no? Perché se uno digerisce i contenuti della trilogia, poi non è che uno può avere un grande successo nel mercato perché è super intelligente, super capace. Non esiste una cosa così. Se ha un grande successo è perché fa un qualcosa che è conveniente a qualcuno e allora ha un grande successo. Se no, non fa niente. Può essere la persona più intelligente, più capace al mondo. Un vero genio non fa assolutamente nulla, lo posso assicurare io, per certo. Avete per caso domande? No, stasera si può anche chiudere qui. Abbiamo fatto 45 minuti, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo fare sempre un'ora o più di un'ora, eh? Tanto lo sapete che c'è, voglio ricordarvi che c'è l'offerta, l'ho mandata a tutti, c'è una doppia promozione in questo periodo, la promozione di Ovesta, la promozione è partita dal 7 e finisce il 27, Ovesta per ogni acquisto di un certo tot, credo che sia 1000 euro, regala un pochino di argento e io ho insomma, un rimborso, sono rimborso con soldi veri, perché io non vi regalo servizi o cose così. Se uno apre un
un Royal Class o comunque fa una donazione ulteriore su un conto che già ha Royal Class di un certo importo, è tutto spiegato nell'offerta, io do soldi, io restituisco soldi, non è che faccio giochini, l'ho già fatto in passato, quindi se qualcuno è interessato, magari anche per avere ulteriori informazioni, mi può contattare e ne parliamo. Ricordo il discorso del certificato vaccinale, ve lo ridico un'altra volta, non aspettate troppo perché poi non sono certo di averla alla fine dell'anno o quando sarà necessario, e che le cose secondo me vanno sempre, i problemi vanno sempre prevenuti, è più facile curarli quando si previene una malattia piuttosto che quando si va dal dentista e si hanno ormai in bocca 4-5 carie e magari si perde due denti. Va bene, allora se non ci sono altre domande, io stasera chiuderei qua, dandovi appuntamento come al solito a sabato alle 9. Sono sempre puntate, credo, piuttosto interessanti quelle che facciamo il sabato, perché ci sono sempre tante cose, soprattutto dal punto di vista finanziario, da dire. E poi, per destinazione Tanzania o Zanzibar, il mercoledì alle 19. Quindi buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Grazie, dottor Max. Ciao, ciao. A voi. Ciao. A voi. Ciao, Franco. Ciao, Michele. Ciao a tutti. Ciao.